Grazie per l'invito agli organizzatori, grazie a voi per essere qui. Ovviamente mi piacerebbe conoscere un po' che cosa fate, eccetera, ma non c'è tempo purtroppo. E ho un treno che parte per Firenze fra poco più di mezz'ora, quindi insomma devo cercare di riassumere molto, ecco, molto quello che i tanti temi che sono sul piatto. Ebbene, cerchiamo di andare veramente veloce. Abbiamo visto, io considero anche molto di quello che è stato detto prima una introduzione, cioè volevo fare un'introduzione, ma tante cose non le dirò perché ecco, si è parlato un po' di questo content curation e quindi diciamo siamo, non so se lei ecco, mi consente, ma siamo nell'ambito di quello che oggi viene chiamato earned media, quindi quello che non dipende più tanto da quello che io inserisco, ma è il brand, no? Cioè oggi la costruzione di un brand, la costruzione del mio brand non viene fatta in casa, ma viene fatta in collaborazione con il pubblico. E questo è un po' la sintesi sulla reputazione. Ma cerchiamo di cominciare a capire sulla reputazione che quando si parla di reputazione noi parliamo. Io mi occupo soprattutto del turismo, quindi mi occupo dell'hospitality, ma quando si parla di reputazione, ormai si parla di reputazione in tutti gli ambiti. Ecco, abbiamo a Londra, io vivevo a Londra fino a qualche mese fa e ci sono ormai società simili a TripAdvisor su tutto. Abbiamo trovato anche Hire Advisor, quindi per dare consigli su dove andarsi a fare i capelli, a tagliare i capelli, eccetera. Quindi vedete un po', c'è tutto. Allora, quindi il discorso vale su tutto, è chiaro che io farò riferimento soprattutto al mondo dei viaggi, ma ecco, prendetelo un po' come un esempio da riprendere poi in altri ambiti. Quando si parla di reputazione si parla di un elemento fondamentale nel processo di prenotazione. Mettiamola più in generale di acquisto, nel processo di acquisto. Noi di TripAdvisor ogni anno, per la verità due volte all'anno, presentiamo un sondaggio che è il più grande sondaggio al mondo per quanto riguarda il settore dei viaggi. È il più grande sondaggio al mondo per appunto il campione considerato che è davvero vario e sempre aumenta, è gestito dalla Ipsos e soprattutto poi è molto bello perché dà una doppia prospettiva, quella dei viaggiatori e quella degli operatori, quindi vengono sempre, come posso dire, messi, ecco, paragonati, quindi è molto importante questo. Guardate, per esempio, quando si parla un po' di reputazione, quando si dice ma per te qual è l'importanza della reputazione? Guardate, l'89% dei viaggiatori dice che è un elemento fondamentale la reputazione nel processo di prenotazione, quando poi si passa all'opinione degli operatori ancora di più, sale al 96%. Quindi parliamo di qualcosa che davvero vale oggi. Ma perché è così? Perché abbiamo questa situazione? Bene, per capirlo molto velocemente dobbiamo un po' fare la storia del primo sistema reputazionale, che certamente non è stato quello di TripAdvisor, non era specialistico nel mondo dei viaggi, ma era un più generale ed è nato con eBay. eBay ha creato il primo sistema reputazionale. Perché eBay ha creato il primo sistema reputazionale? Perché aveva un problema fondamentale, c'era un ostacolo, non riusciva a far avvenire queste transazioni. Perché non si riusciva a far avvenire queste transazioni? Perché guardate, dicono gli studiosi, perché avvenga una transazione commerciale è necessario che si crei fra due persone, fra due soggetti, la fiducia. Perché si crei questa fiducia sono necessari due elementi, un elemento che appartiene, un elemento storico e un elemento futuro. L'elemento storico è la storia delle interazioni che io e te abbiamo avuto. Io ho già preso contatto con te, abbiamo già avuto degli scambi commerciali, mi è andata bene. Ma questo non basta. Non basta perché è vero che mi è andato bene in passato, ma oggi è possibile che tu fai qualcosa di sbagliato. Quindi non va bene l'ultima.
transazione. C'è bisogno quindi di un altro elemento che riguarda il futuro, che gli studiosi chiamano ombra del futuro. Lo potrei esprimere come la prospettiva che io e te avremo nuovi incontri, nuove interazioni future. Se abbiamo questa prospettiva, è chiaro che tu oggi cercherai di limitare il tuo comportamento, ti comporterai bene. Quindi la transazione, anche quella di oggi, avverrà regolarmente. Capite bene che quando si passa su un piano, no, su un altro mondo, a livello web, figuratevi, io devo entrare in, devo avere un'interazione economica, commerciale con una persona che non ho mai visto, con cui non sono mai entrato in contatto, quindi non entrerò probabilmente mai più in contatto. Come si riesce a creare questa fiducia? È impossibile. Proprio per questo eBay non ha creato nulla di nuovo, ha preso qualcosa di esistente, passaparola. Perché? Perché è chiaro, anche no, nel caso in cui noi dovevamo entrare in interazione commerciale con un altro soggetto che non avevamo mai incontrato, la prima cosa che uno fa è quella di andare a chiedere a chi ha avuto interazioni con questo se mi posso fidare. Questo avviene ancora oggi. E quindi eBay l'ha traslato su un altro piano, creando una community che collabora insieme per la creazione della fiducia. È chiaro che io della community non ho mai incontrato questa persona, ma qualcuno della mia community l'ha già incontrato. E non solo, io probabilmente non lo incontrerò più, però qualcuno della mia community lo incontrerà. Quindi ci comportiamo come un unico individuo. Ecco la forza della comunità, ecco perché, come si diceva, è importante anche la grandezza della comunità. Non è la stessa cosa una piccola comunità e una grande comunità quando si parla di costruzione della fiducia. Ecco, questi infatti sono i numeri. Infatti, quando poi passiamo, guardate, sulla fiducia, no? Sulla fiducia che gli utenti riversano verso questo o quel sito, TripAdvisor è al primo posto. Questi sono dati YouGov, sono gli ultimi dati, non c'è scritto la data, ma sono gli ultimi dati, l'ho presa proprio, l'ho rubata da una presentazione che oggi faremo a Firenze, al BTO. Quindi L'82%, perché? Proprio perché io, ecco, trovo il motivo proprio nella forza della comunità. La comunità di TripAdvisor è una comunità vastissima. Ora, prima, ecco, quando abbiamo parlato della forza della reputazione, dell'importanza della reputazione, è chiaro che questo ha dei fondamenti anche in quello che noi siamo. Se è vero che negli anni 80 un filosofo americano, Alistair MacIntyre, in un suo famoso testo After Virtue, scrive che noi, sapete, i filosofi hanno sempre cercato nella storia di definire l'uomo e di specializzarlo, di distinguerlo dagli altri esseri viventi. E finalmente negli anni 80 Alistair MacIntyre dice: l'uomo è uno storytelling being, cioè è un essere che racconta delle storie. Questo è quello che differenzia l'uomo da tutti gli altri esseri viventi. È l'unico che racconta delle storie. Noi comunichiamo raccontandoci delle storie, raccontandoci, ascoltandoci a vicenda. Infatti poi quando io qui ormai io non credo di avere il tempo di parlare della gestione della reputazione, ma la prima cosa che dico quando si parla di gestione della reputazione: avere un'identità e saperla raccontare. Sapere raccontare chi sono. Questo è la stessa cosa che dire scegliere il tuo target. Come fai oggi a scegliere il tuo target? Perché oggi, anche nel mondo del turismo, non si può lavorare senza target. In passato un hotel apriva e lavorava senza target, e tutti lavoravano. Oggi non è più possibile in Italia, perché in Italia, solo in Italia era possibile, ma oggi non è più possibile nemmeno in Italia. Oggi devi cercare
di capire qual è l'ospite che vuoi soddisfare. Perché sono tanti tipi di ospite diversi. Quindi, stavo dicendo, ho perso il filo, scusatemi. Allora, stavamo parlando appunto del... Ecco, l'essere è uno storytelling. Quindi l'uomo è uno storytelling, l'uomo è un essere che racconta delle storie. Proprio per questo noi crediamo che, ecco, pensate a quella persona che domenica o sabato è andata da Fazio, no? A Rai 3 è stata premiata come la miglior contributrice al mondo per TripAdvisor, 11.000 post, qualcosa del genere, non sono solo recensioni, lei ha specificato, sono anche fotografie. Guardate quanto storytelling c'è dietro di questo. E poi c'è l'altro soggetto, non c'è soltanto chi scrive le recensioni, ma anche chi le legge. Guardate che è molto interessante capire l'uomo nel momento in cui legge le recensioni, quindi in cui cerca di fidarsi di qualcosa o di capire che non si può fidare di qualcosa. Se io parlo con qualche operatore, tendo a capire che si crede che il lettore delle recensioni sia una persona, sapete, senza arte né parte, quindi che crede la prima cosa che legge. Invece ci sono tanti studi che dicono no, il lettore delle recensioni ha un ruolo attivo. Io mi rifaccio a un articolo, perché è un articolo molto semplice, molto diretto, un articolo di Tony Naylor scritto sul Guardian, quindi siamo in Inghilterra nell'estate del 2013, e lui dice il lettore ha un ruolo attivo, nel senso appunto che il lettore delle recensioni, che siamo tutti noi, no? Siamo lettori, autori di recensioni, chi più chi meno. Ho incontrato una persona al TTG 2 anni fa alla Fiera di Rimini che mi disse, mi avvicinò, lui un po' sorridendo, fiero di se stesso, disse: le devo confessare che io prima di andare a dormire ogni sera apro una pagina a caso di un hotel su TripAdvisor e mi leggo tutte le recensioni. Forse pretendeva che gli dessi qualche riconoscimento, io l'ho guardato male, perché alla pazzia umana non c'è mai limite. Però quello che mi sta dicendo ha avuto un ruolo attivo. Lui dice: ogni lettore di recensione innanzitutto usa dei filtri che lui chiama filtri dell'idiozia. Cioè, che significa? Sono quei filtri naturali che ognuno di noi ha, non solo i lettori di recensioni, che ci permettono di capire, di individuare qualcosa che va, qualcosa che non va, di che cosa mi posso fidare. Questo è normale, a livello umano ce l'abbiamo tutti. Ora, come specifica poi lui questi filtri dell'idiozia? Dice: due operazioni compie il lettore delle recensioni. La prima è quella di selezionare le esperienze all'interno delle recensioni. Beh, le recensioni sono un guazzabuglio, alcune, soprattutto altre che sono molto semplici, sono generalmente un guazzabuglio di esperienze. Sono delle sensazioni, perché sono appunto a livello di esperienza soggettive, e quindi io ci scrivo tante esperienze. La prima cosa che io faccio da lettore è quella di selezionare le esperienze, di vedere quelle che mi interessano e quelle che non mi interessano. Fare esempio di una recensione realmente esistente di un hotel, di un ristorante, pallino 1, quindi recensione pessima, in cui si dice: in questo ristorante non ci trovo più, mi hanno servito il cibo con ritardo, il cameriere non mi ha sorriso, mi hanno sbagliato il conto, eccetera eccetera, però alla fine dice: il cibo è squisito, il rapporto qualità-prezzo pallino 1. Ora, questa per lui è una recensione negativa, perché il recensore ha ritenuto che quelle esperienze negative fossero importanti, più importanti delle ultime. Ma a me lettore delle recensioni può interessare non il sorriso del cameriere in quel particolare momento, ma che si mangi bene, che il rapporto qualità-prezzo sia buono. Quindi per me quella recensione è una recensione positiva che io uso per avere fiducia del ristorante. Ancora poi, non facciamo solo questo, ma c'è un'altra operazione, giudizio sul giudizio. Che significa? Io giudico la recensione. Io mi chiedo: è giusta questa recensione? È razionale? Chi l'ha scritta è un esperto? È normale? E poi c'è un'altra cosa ancora oltre adesso.
vi dico, quando si parla di reputazione, che cos'è la reputazione? Qui dobbiamo stare attenti. Quando dico che cos'è la reputazione, devo cominciare a dire che cosa non è la reputazione. La reputazione non è la recensione, la singola recensione. Guardate, che cos'è la singola recensione? È un messaggio, in questo caso chiamiamolo un giudizio, che io esprimo sul web. E come tanti altri messaggi, generalmente messaggi su web, da solo non ha rilevanza. Perché è chiaro, non si spiegherebbe perché, come fare a leggere una recensione positiva e subito dopo, riguardo allo stesso oggetto, una recensione negativa. È chiaro, da sola non ha rilevanza. Perché non ha rilevanza? È soggettiva. È soggettiva e particolare. Soggettiva perché riguarda una mia esperienza soggettiva. Ma anche particolare perché non riguarda tutte le mie esperienze soggettive su quell'oggetto, ma riguarda una singola esperienza soggettiva. Cioè, è possibile che io vada 2 o 3 volte nello stesso ristorante e abbia 3 esperienze completamente diverse. Guardate quindi quanto è limitata. Quale valore può avere da sola una recensione di questo, un giudizio di questo tipo? Quindi, è chiaro che la recensione può acquistare rilevanza, nel senso che deve acquistare oggettività. Ma come acquistare oggettività? Ebbene, deve diventare qualcos'altro, deve essere all'interno di un gruppo di recensioni che si autocorroborano. È quella che gli inglesi chiamano wisdom crowd, cioè il parere della massa, della maggioranza. E quindi se una recensione non è più singola ma si inserisce in un contesto di più recensioni, diciamo con lo stesso verso, nella stessa direzione, è chiaro che diventa qualcos'altro, assume oggettività. Questa è la reputazione. La reputazione non è la singola recensione, la reputazione è la wisdom crowd, qualcosa di alto. Qui è chiaro, entra in gioco anche sapete, la rilevanza dei pareri statistici, no? E infatti quando noi di TripAdvisor andiamo a chiedere, generalmente noi facciamo questi sondaggi, ma lei che legge le recensioni e poi va a visitare i posti, vede che coincidono una grandissima percentuale, adesso mi sa 87%, eccetera, dice, no, ancora di più, dice, sì, io vedo questa coincidenza. Mi fido delle recensioni in questo senso, perché è chiaro, si legge la wisdom crowd, non la singola recensione. Quando io parlo di wisdom crowd faccio rientrare anche un'altra cosa, non solo l'insieme delle recensioni che si autocorroborano, ma un'altra cosa, e qui entriamo proprio nella gestione di questo contenuto che non dipende solo da me, il parere della direzione, la risposta della direzione, noi la chiamiamo di TripAdvisor, cioè quello che penso io, la mia risposta, la risposta dell'operatore. Perché è importante? Innanzitutto i nostri sondaggi dicono che è importante di primo acchito, così quando io vedo la pagina, vedo il profilo dell'hotel o del ristorante, se vedo senza leggerle la risposta delle direzioni, che presenta una risposta per la direzione per ogni recensione, per la maggior parte delle recensioni, mi faccio un'idea positiva della struttura, cioè che è una struttura che si sta curando degli ospiti. Non solo, ma poi entriamo a fondo, perché il lettore non solo legge le recensioni, ma legge anche la risposta della direzione. In questo caso la risposta della direzione fa da antitesi a una tesi. Guardate che qui si entra una dinamica che è tipica del processo penale. Nel processo penale si tenta di ricostruire la verità. La verità si ricostruisce sulla base di una tesi e di un'antitesi, dell'accusa e della difesa. La verità coincide con la sintesi che il giudice fa nella sua testa fra la tesi e l'antitesi. La stessa cosa capita in un sistema reputazionale, perché nel sistema reputazionale si cerca di ricostruire la verità di un certo senso. Quindi in questo caso non c'è nessun giudice, ma il giudice è lo stesso lettore, nella sua testa fa una sintesi fra la recensione e la risposta della direzione. Quindi è molto importante, rilevante scrivere questa risposta, perché io altrimenti darei importanza alla recensione, farei cristallizzare la verità solo sulla recensione.
Andiamo oltre. La reputazione non è il ranking. La reputazione non è il ranking, cioè quella classifica che si forma sulla base della reputazione, deriva dalla reputazione, ma non è reputazione. Qui devo scannarmi con gli operatori molte volte, perché è chiaro, c'è una classifica e si combatte, io sono il primo, io sono il secondo, io sono il terzo, eccetera, cambia. Però faccio un esempio, e a Roma ci sono circa 1300 strutture hotel, che le strutture sono molto di più. Fra queste 1300 strutture io potrei dire, ecco, che le prime 150, 200 strutture di Roma hanno tutte la stessa reputazione. Sono tutte strutture con ottima reputazione. Dice, vado a spiegare quello che sta al 200° posto, che ha la stessa reputazione di quello che sta al primo posto. Il problema qual è? Che il ranking ha una funzione limitata, perché è una funzione organizzativa della pagina. Cioè io la pagina la devo organizzare in qualche modo, prima uno poi l'altro. Mi devo fondare in qualche modo su un criterio che deriva dalla reputazione, ma è chiaro, la devo organizzare. Qualcuno mi chiede, in un convegno mi chiede un consiglio, no, organizziamolo e mettiamolo tutto in orizzontale. Capite? Però qui capite che c'è proprio un limite umano, che è quello di organizzare la pagina. Però vi posso dire che per quanto riguarda il fanpage, come questo in genere, per evitare che ci sia questa gara alla classifica, io ero a Palermo, mi ricordo sempre questo, adesso le cose cambiano, quindi anche se voi andate a vedere questo hotel a Palermo sicuramente non sta più alla stessa posizione, ma c'era uno che disturbava tutto il tempo, disse, qual è il suo problema? Lui mi disse, io sono il secondo hotel di Palermo. Cioè, qual è il suo problema? Io non sono il primo. Capite? E si arriva a questo. Ora TripAdvisor sta eliminando questa cosa, nel senso che rimane questo ranking, è certo che rimane, non si può fare altrettanto, però è sempre meno visibile, nel senso che ormai TripAdvisor è diventato un sito molto diverso da quello che era in passato, un sito ricchissimo di contenuti, e per questi contenuti io devo usare proprio filtri. Alcuni filtri passano in automatico, il primo filtro è il meta search. Quando inserisco delle date, quindi mi danno i prezzi e le disponibilità, è chiaro quindi che io quasi non vedrò più questo ranking. Adesso c'è il più importante filtro, che è ancora in versione beta, ma me l'abbiamo già inserito, della personalizzazione, che è il Just For You, cioè poi quando aprite la pagina di TripAdvisor non vedrete più il ranking 1, 2, 3, vedete gli hotel fatti per voi, numero 1, numero 2, numero 3. Ma fatti per voi, e questo ranking si aggiorna ogni volta che voi fate più ricerche, perché siamo qui nella gestione dei big data, è un risultato che deriva proprio da tutti i dati che il sito riesce ad accumulare nei vostri confronti, cioè su di voi. Infatti un hotel, che era proprio un hotel di Milano, mi ha mandato una mail venerdì, c'è qualcosa che non va, il ranking cambiamo ogni giorno di posizione, no? Ho detto, non cambia, e dipende dal fatto che mi collego su un device differente, dal PC, dal mobile, cioè sì, è chiaro. Vuol dire che tu stai inserendo più dati nel sito, quello non stai vedendo più il ranking, lei credeva che stesse vedendo ancora il ranking, no, stai vedendo Just For You. È chiaro che se tu ti colleghi su un altro device che ha usato qualcun altro, la ricerca sarà diversa. Non so quanto tempo ho. No, qui è ancora 0, 25, non abbiamo fatto partire, solo per farvi vedere un po' così per vedere che ho altre due slide, solo due slide si toccano. Guardate, queste, quando si parla poi di gestione della reputazione, io dico una cosa, la reputazione, soprattutto ecco, quello interessante, no, che parlare, dico, come devo gestire la reputazione online? Non esiste gestione della reputazione online, esiste gestione della reputazione. La reputazione online, pensate a un iceberg, è solo l'ultima parte, quella che voi vedete, di una reputazione che è già lì. Quindi voi non potete limitarvi a gestire la reputazione online se prima di tutto non gestite la reputazione. Gestire la reputazione significa gestire il rapporto col cliente. Cioè, perché molte volte, guardate, si tende a dire questo, la guest satisfaction, che è la cosa più importante. E quindi non è cambiato nulla. Cioè, in questo
questo mondo non è cambiato nulla. Alcuni mi dicono, ma secondo lei devo togliere persone alla reception oppure e devo mettere più persone nella mia squadra IT? Non le puoi togliere quelle persone lì, cioè non hai bisogno di qualcuno, poi ognuno ha i propri bisogni eccetera, però no, quello rimane fondamentale. Quindi si parla di identificare il target, la prima cosa, perché non si può piacere a tutti, non si può soddisfare tutti, io devo scegliere. Oggi il turismo di massa non esiste, esistono tanti tipi diversi di viaggio che cerca di soddisfare esperienze tagliate a sua misura, guardate quanto è difficile, quindi sono turisti di nicchia. Io devo prendere il mio target, e come faccio? Devo avere un'identità, quindi devo decidere la mia identità e poi la devo comunicare, altrimenti loro come fanno a sapere che io sono fatto per loro? Quindi questa è la prima cosa, offrire qualità nel servizio. Le relazioni umane, gestire le relazioni umane, questa è la cosa fondamentale. Ci sono tanti studi sul contenuto delle recensioni, fanno sempre riferimento ai rapporti umani che si instaurano o non si instaurano durante il soggiorno. E poi gestire le aspettative. Gestire le aspettative. Guardate, questo è fondamentale in termini di marketing. Perché? Se sul piano della soddisfazione del cliente io devo saper gestire le aspettative, se ho creato delle aspettative troppo alte rispetto a quella che è la realtà, con fotografie splendide di piscine megagalattiche e poi una masca, è chiaro che lì non c'è soddisfazione. E qui c'è l'esempio fondamentale, con questo posso concludere, anche se Fredetti c'è anche l'altra slide, ma questa riguarda più l'utente, la reputazione su TripAdvisor. Qui c'è l'esempio bellissimo che viene fatto sempre di un hotel, non l'ho fatto io, ma un grande studioso della comunicazione internazionale, un grande comunicatore, un grande storyteller, che adesso è anche per il secondo anno consecutivo oggi a Firenze, Edwin Daniel Craig. Lui fa l'esempio sempre su TripAdvisor del secondo hotel di New York, adesso non so ancora, non ho controllato se è ancora così, ma credo di sì, secondo hotel di New York, Casablanca, e questo hotel, un altissimo numero di recensioni, tutte positive, eccetera, siamo andati a vedere il modo in cui pubblicizza sul proprio sito le camere. Vi dice, ad esempio, c'è la camera Classic Petite, lui dice, nel sito c'è scritto, questa camera non è adatta a due persone, non è adatta nemmeno a una persona che voglia trattenersi più a lungo, non ha nessuna vista, anzi se vi affacciate guardate il supermercato di fronte. Daniel Craig dice, essere onesti, gestire le esperienze, gestire le aspettative vuol dire alla fine essere onesti. Mi fermo qui.